Oh, ma lo sapete che la maggior parte dei miei amici coetanei, miei coetanei che hanno avuto figli, non hanno comprato, non hanno creato un portafoglio cripto per i loro figli? Follia, follia. Io quando ero piccolo, ok, mio papà, no, mio nonno mi aveva regalato 1 milione di lire nei buoni postali, che erano diventati 9.000 euro, erano diventati 18 milioni quando io, delle vecchie lire, quando io ho fatto 18 anni, 9.000 euro, buttali via. E adesso queste cose non si fanno più? Oppure state ancora a fare i buoni postali? Vedete che i buoni postali è finita la pacchia, i titoli di Stato, tutte queste robe qua. È tutto fermo. Quindi a me è sembrato logico aprire un portafoglio di cripto con un orizzonte temporale di 10-20 anni. Adesso, anche adesso, soprattutto adesso, non siamo in ritardo. Anzi, dobbiamo farlo. E in questo video vediamo, scusate ancora questo raffreddore, in questo video vediamo come si deve investire in criptovalute in modo sicuro, intelligente. Capiremo quale parte destinare del proprio patrimonio. Andatevi a guardare prima di tutto il mio video, il mio corso completo, quasi mezz'ora, cioè mezz'ora di video in cui vi spiego come gestire il denaro, così capirete tante cose. Però oggi parliamo di cripto, di come creare un portafoglio cripto. Io sono Michele Maraglino, sono un imprenditore digitale e in questo canale mi occupo di business online, criptovalute, investimenti. Parliamo di soldi. In sostanza, se ti interessano questi argomenti, iscriviti in questo canale e attiva la campanella. Iscrivetevi ragazzi, così ci confrontiamo su questi temi del denaro, del business online. Oggi parliamo di cripto. Siamo ancora in tempo per creare un portafoglio cripto nel 2022? Assolutamente sì, ragazzi, non pensate che dovevate comprare Bitcoin quando valeva 100 dollari e adesso è tardi, perché adesso non so neanche quanto costa adesso, proprio perché la mentalità del giusto investitore deve essere appunto: io sono un investitore a lungo termine, ok? Compro e dimentico, non sto a guardare. E bisogna avere un orizzonte temporale fra 10 anni, 20 anni. Le persone che sono diventate milionarie con le cripto sono quelle persone che hanno tenuto, ok? Non comprato e rivenduto cercando di fare il guadagno o cercando di trovare la cripto miracolosa o il nuovo Bitcoin. Non troverete il nuovo Bitcoin. È molto semplice creare un portafoglio cripto sicuro. E vi dirò le 5 cripto che dovete comprare, però è quello che dovete capire, è la mentalità. Dovete comprare e dimenticare. Se il vostro approccio è cercare di guadagnare, comprare oppure una piccola cripto e aspettare che faccia il botto, comprare le shitcoin, Shiba Inu, lasciate perdere, non è questo. Le cripto giocheranno un ruolo fondamentale fra 10-20 anni, non sappiamo ancora qual è. Come quando all'inizio di internet, sì, si capiva che sarebbe stata una grande rivoluzione, ma non si poteva sapere 20 anni fa come avremmo utilizzato internet, come avrebbe cambiato anche il mondo del lavoro e il business. E tutto quanto. Bene, noi ci troviamo proprio come eravamo ai tempi dell'inizio di internet, ma abbiamo adesso la consapevolezza che qualcosa di nuovo cambierà di nuovo il mondo, il cosiddetto web 3.0, e le cripto scusate, bevo un po' d'acqua perché ho questo raffreddore. A proposito di figli, mia figlia all'asilo ti portano, c'ha 8 mesi, ti portano un sacco di malattie, di virus, di raffreddori. Capite ragazzi? Noi adesso non sappiamo ancora, cioè tutto siamo ancora all'inizio, quindi abbiamo ancora l'opportunità, abbiamo capito. Certo, magari siamo fra quelli che non sono saliti a bordo di questa avventura anni fa e magari non hanno tenuto Bitcoin quando costava 1.000 dollari, però abbiamo imparato, perché se noi abbiamo imparato, almeno io ho imparato, la giusta mentalità, perché se noi compravamo a 1.000 dollari il Bitcoin, quando arrivava a 10.000 dollari, beh, la questione non è più guadagnerò o non guadagnerò, la questione è riuscirò a tenere Bitcoin, perché se tu non hai mai anche gestito grosse cifre, hai messo 1.000 euro, sono diventati 10.000 euro o dollari che sia, e poi te li vai a prendere. Poi Bitcoin arriva in questo momento a 40.000 dollari e passa e ti mangi le mani, quindi la mentalità deve essere comprare le cripto e tenerle. Non dovete cercare chissà quali cripto o andare a cercare la shitcoin, quella che costa poco, perché poi dovete fare il super guadagno. No,
i progetti seri. Sappiamo che il king è Bitcoin, poi comprate Ethereum, che è il secondo king, e dopo sotto ce ne sono tre che sono sicure che giocheranno un ruolo fra 10-20 anni: Cardano, Solana e Polkadot. 5 cripto da tenere, un portafoglio con queste 5 cripto, ci mettete 1000, 2000 euro, 3000 euro, quelli che volete, 5000 euro, Bitcoin, Ethereum, Polkadot, Solana e Cardano, e ve li dimenticate lì, non state a tradare, a fare nulla, se ascoltate questo consiglio. Poi ovviamente fate le vostre ricerche, io ora ho intrapreso questo nuovo canale YouTube dove parlo di business, però devo ovviamente dirvi che dovete studiare, ok? Non vi dovete approcciare a questo mondo semplicemente ascoltando il parere degli YouTuber o dei video su YouTube. No, assolutamente studiate, fate le vostre ricerche, i miei non sono consigli finanziari. Però ecco, questo video vuole, diciamo, un attimo farvi accendere una lampadina, dire: ma fammi vedere che ha detto Michele, ci sono queste cripto, che cripto sono? Fammi andare a vedere. Ok, Bitcoin, Ethereum, Cardano, Solana, Polkadot. E però è fondamentale la psicologia. Evitate di pensare di arricchirvi in modo veloce, perché non succede, perderete solo più soldi. Evitate di trovare la miracolosa nuova cripto. Se negli investimenti più state fermi e più guadagnate, più operazioni fate, più soldi perdete. Quindi comprate queste cripto, le tenete. In descrizione trovate, vi ho messo i link di Binance e Crypto.com, che sono le app che io utilizzo per acquistare le mie cripto. Sono due fra i principali exchange, molto sicuri. Trovate i link in descrizione. E su Crypto c'è anche un bonus di 25, su Crypto.com c'è anche un bonus di $25, quindi link in descrizione. Vi ho messo anche Binance. Cripto, queste le 5 cripto ve le ho dette. Poi ovviamente andatevi a guardare quel mio video su come si gestisce il denaro, perché prima di investire in cripto dovete fare tutte le altre cose che ho spiegato in quel video: la gestione del denaro, il risparmio forzoso, il secondo conto dove vanno i risparmi, gli investimenti in ETF, nel mercato azionario, in indici. Poi, quando avete fatto tutto questo, perché una gestione ordinata dei soldi vi porta, come ho detto in quel video, altri soldi, l'universo vi manda altri soldi se siete ordinati, quindi c'è un conto dove guadagnate i soldi, una parte di questi soldi che appena entrano vanno nel conto risparmio, poi investite in ETF, investite in indici azionari, è tutto spiegato in quel è un mini corso di 30 minuti sulla gestione del denaro e sugli investimenti, pazzesco. Dopodiché, dopo che avete fatto tutto questo, ok, ci sono le cripto, sono un'opportunità, non so bene. E questo è il modo di ragionare, che deve ragionare, il modo di ragionare di una persona, il modo in cui deve ragionare una persona. Ho troppi canali YouTube, ragazzi, sto impazzendo, troppi video. E questo è il modo in cui una persona matura, intelligente, non è che devi essere un mega esperto, ma devi saper gestire il denaro. Ok, ho fatto tutto quello per bene, il mercato sale sempre, quindi investo. E ovviamente, e poi è tutta psicologia, ci sono dei crolli, tu devi continuare a comprare il mercato anche quando crolla, e questo è il difficile, perché se tu, abbiamo visto in quell'altro video, no, l'interesse composto, andatevelo a vedere, ve lo metto anche nelle schede quel video, si intitola, oddio non mi ricordo, come l'ho chiamato, come gestire il denaro, corso completo, va bene, trovate il link, comunque vedete, iscrivetevi in questo canale. Quindi, ok, faccio tutto per bene adesso, visto che ci sono le cripto, ok, che si fa con queste cripto? Beh, non è che mi voglio mangiare fra 20 anni le mani, che Bitcoin è arrivato a 1 milione, non lo sappiamo, però che ti costa mettere 2-3 mila euro? Puoi anche fare un portafoglio solo con Bitcoin ed Ethereum, ok? Ma che ti costa? Nulla, quindi fatelo. Poi, altro argomento, gli NFT, il metaverso. Allora, io investo anche nel metaverso, faccio un pack, non piano accumulo anche nel metaverso, utilizzo il Metaverse Index, che raccoglie le migliori realtà riguardanti scusate, tutte le realtà che operano nel metaverso, tutti i giochi play to earn. Ok, se andate su Metaverse Index, vi basta comprare appunto e potete mettere dei soldi anche lì. Andate su TokenSets e lo comprate. Poi, se volete, vi faccio un video dedicato. Comunque, in descrizione trovate anche il mio libro sul metaverso.
Nella descrizione ci sono anche i link ai miei libri, come funziona il metaverso, ok? Guida ai migliori modi per investirci e alle migliori opportunità per guadagnarci. Trovate il link in descrizione, l'ho scritto io. E poi c'è anche il mio libro sugli NFT. Gli NFT, che cosa vogliamo fare? Come creare e vendere NFT? Sugli NFT è un altro discorso, bisogna studiare, però anche lì andare a cercare l'unico modo è creare dei progetti noi, perché io ho sempre questa mentalità da imprenditore, se volete approfondire. E creare i vostri NFT, come funziona? Comprate questo libro, c'è il link in descrizione. Li trovate su Amazon comunque i miei libri. Quindi il mio consiglio è fate un portafoglio di cripto con le 5 cripto che vi ho detto, ve le ripeto: Bitcoin, Ethereum, Solana, Cardano e Polkadot, che saranno quelle che nel futuro sicuramente avranno un ruolo principale. Se volete, con il metaverso potete mettere qualche soldino se ce l'avete. Anche nel metaverso, utilizzando il Metaverse Index, all'interno ci trovate tutte le principali realtà: Illuvium, Sandbox, Decentraland, Axie Infinity, Engine, Waft, Rally, Audius, eccetera, eccetera. Ce ne sono un botto: NFTX, Terra Virtual Cocket, le migliori. Quindi è come se fosse un indice, Metaverse Index, appunto. E state sicuri, comunque prendete il mio libro, se volete approfondire, link in descrizione. Gli NFT, prendete il mio libro, come creare e vendere NFT, link in descrizione. Ok, già che ci siamo, vi dico che a tema business e mindset c'è anche il libro Mentalità Vincente, la guida completa per superare se stessi e le proprie paure, consigli, esercizi e tecniche per avere più coraggio, aumentare l'autostima e raggiungere i propri sogni. Questi sono i tre libri che trovate miei su Amazon: Mentalità Vincente, come creare e vendere NFT, cos'è, come funziona il metaverso, fine della marchetta. Trovate i link in descrizione di tutti i miei libri. Comunque, quindi, mi raccomando, qualche chip mettetela, ok? Andate in descrizione, ci sono i link per le piattaforme crypto.com o Binance, e comprate un po' di Bitcoin, un po' di Ethereum, anche 1000 euro, ma fatelo e dimenticatevi, tornate fra 10-20 anni, se siete di quelli che spippolano e cercano di fare il grande guadagno trovando il nuovo Bitcoin. Non farete niente, perderete soltanto soldi. Chi guadagna è solo chi tiene, compra, tieni. Chi compra e si dimentica. Chi è diventato milionario con i Bitcoin l'ha comprato a 100 dollari e se l'è dimenticato. Se l'è rivenduto, magari a 100 dollari ne avrà comprati una quantità scusate, una quantità pazzesca. E che cosa è successo? Poi se li è venduti è diventato milionario, ma perché l'ha tenuto per 10 anni almeno? È questo quello che dovete capire. Spero di aver fatto passare questo messaggio con questo mio video, di avervi spiegato come ragiona un investitore intelligente. Prima di investire in cripto bisogna fare tutta una determinata gestione del proprio patrimonio, che ho spiegato nell'altro video. Andatevelo a vedere, dopodiché un po' di cripto ce le aggiungete, perché non vorrete fra 20 anni mangiarvi le mani, perché vi svelo un segreto: noi abbiamo un problema nel pensare al noi del futuro. Noi non ce lo caghiamo il noi del futuro. Il noi fra 10 anni è un qualcosa di lontano, quindi pensiamo solo all'oggi. Però vi svelo un segreto: il tempo passa comunque. E voi fra 10 anni ci sarete, a meno che non ci grattiamo, a meno che non succeda. Ma nel 90%, 99% dei casi, fra 10 anni sarete ancora qui. E se non avete iniziato adesso a sfruttare queste opportunità, questi cambiamenti, poi voi lasciate sul piatto un sacco di soldi. Invece ci vuole consapevolezza, ci vuole un'intelligente gestione del denaro. E poi, se tu sei tranquillo, fai tutto in maniera ordinata, non ti fai prendere dalla foga, metti i soldi e te li dimentichi perché stai ragionando a lungo termine, non puoi mai sbagliare. Se cerchi il nuovo NFT da tradare, no, te lo sconsiglio. Ti ho detto le 5 cripto, e se tu fai, poi ripeto, informatevi sulle cripto. Io, ok, faccio questo video per spronarvi, vi ho dato i miei suggerimenti, però prima di prendere decisioni e di mettere i vostri soldi sul mercato dovete studiare e farlo per vostre decisioni, non perché avete sentito qualcuno che ne ha parlato su internet. Mi raccomando, fatemi sapere che cosa ne pensate nei commenti. In descrizione trovate i link ai miei libri. Ok, sul metaverso, sugli NFT e sul mindset, mentalità vincente. Ok, eccolo qua.
Trovate i link per acquistare cripto sia su Binance che su crypto.com e tutte le altre cose in descrizione. Guardate sempre nella descrizione dei video che ci sono sempre cose interessanti per voi, anche bonus. E fatemi sapere cosa ne pensate, se state investendo in cripto, e vi aspetto nei commenti. E grazie per aver visto il video fin qui, fatemi sapere se vi è stato utile. Noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!